Buonasera. Allora, siamo arrivati all'epilogo di questa serie di nostri incontri. L'altra volta avevo detto che gli ultimi due incontri, essendo gli incontri dedicati al latino, erano gli incontri un po' più articolati, un po' più complessi, anche più innovativi se vogliamo, perché gli studi legati al latino sono ancora in fieri, soprattutto per l'evoluzione che poi il latino ha avuto fino a quella che è la formazione delle lingue romanze, cioè le lingue che derivano dal latino stesso, e poi l'italiano. L'altra volta, se ricordate, abbiamo fatto una serie di considerazioni, più che una, diciamo, una sorta di spiegazione, sono state proprio delle considerazioni alla luce di tutta una serie di nuovi studi, anche rivoluzionari, che si stanno facendo sul latino. Tra l'altro in queste settimane sono tornato anche di nuovo all'università a confrontarmi con gli altri docenti legati alla latinistica, e in realtà anche loro sono andati avanti in questa serie di incontri. E considerate che le cose che sono venute a galla sono ancora più sconcertanti per certi aspetti. Quindi, siamo arrivati un pochino alla conclusione che, ricordate l'altra volta, insomma, il latino non esisteva. I romani parlavano etrusco, non parlavano latino. Il latino è una lingua artificiale, una lingua che sicuramente è molto poco attestata fino al secondo secolo avanti Cristo. Non esistono o quasi iscrizioni che ne parlano, le fonti letterarie sono estremamente sporadiche. In realtà dire che il latino non esisteva è certamente un'esagerazione, ma è un po', però è sicuramente molto più vicina alla realtà di quanto non sia considerare che i romani parlassero latino normalmente. La cosa si complica ancora di più quando noi cominciamo ad avere a che fare con un mondo romano estremamente complesso, cioè quando cominciamo ad avere a che fare con un impero. Perché? Perché da che mondo è mondo, uno dei maggiori elementi di coesione etnica e politica è proprio l'aspetto linguistico. Cioè, ogni volta che sono nati dei superstati o degli imperi, coloro che sono stati i fautori di questi imperi, una delle prime cose che hanno cercato di fare è stata proprio l'affermazione linguistica. Perché sotto la forma dell'affermazione linguistica si tendevano ovviamente a stringere le coesioni etniche tra i popoli. Ecco, non sembra che questo sia mai stato fatto dai romani. I romani non si sono assolutamente preoccupati che per la quasi metà del loro impero si parlasse il greco. Non solo, ma addirittura, e questo è di dominio pubblico, addirittura le classi elevate parlavano greco anche a Roma. Per cui non sorprende che anche Giulio Cesare, nei discorsi che faceva in casa propria, si esprimesse in greco. Addirittura che Giulio Cesare, scrivendo alcune tragedie, perché sappiamo che Cesare compose delle tragedie, che purtroppo non ci sono però pervenute, le scrivesse in greco. Quindi a quanto pare non pare che questa preoccupazione così alta dell'affermazione del latino fosse veramente, diciamo, primaria per i romani. Tutto normalmente tutta la parte orientale dell'impero parlava greco, non solo greco, ma parlava anche altri idiomi, parlava il siriaco, il nabateo, l'ebraico. A Roma, nel lapidario dei Musei Capitolini, sul Campidoglio, esistono intere sezioni di iscrizioni trovate a Roma, scritte in ebraico, o scritte appunto oltre che in greco, che è abbastanza banale, in palmireno, ad esempio, oppure scritte addirittura in lingue di carattere quasi semi-iranico, cioè non è neanche un iranico vero e proprio. Quindi vuol dire che c'era una grande libertà linguistica, cosa che in qualche modo ci sfugge alla luce di quello che è una volontà da parte di un popolo come i romani di creare un'identità dell'impero. Ma addirittura, pensate, persino sulle monete, tutte le monete che circolavano nella parte orientale dell'impero avevano la leggenda in greco, non ce l'avevano in latino. Quindi non c'era neanche la volontà di affermare il latino sull'aspetto monetario, che era quello che circolava con maggior diffusione, d'accordo? E anche nella parte occidentale dell'impero coesistevano
le altre lingue. Tant'è vero che alcuni monumenti pubblici che i romani costruiranno in altre zone della parte occidentale o anche in alcune regioni dell'Italia erano monumenti che continuarono a conservare le lingue che erano le lingue pre-romane. Tanto, abbiamo detto, non si spiega come mai i dialetti attuali conservano dei relitti delle lingue pre-romane, cosa che è possibile che 1200 anni di affermazione del latino, se questo c'è stato, non ha cancellato questi resti di romanità? Allora, qual è stata la reale portata del latino? Com'era allora il latino a Roma? Questo è un discorso estremamente interessante. Innanzitutto considerate che gli studiosi, ma questo già dal 1400, perché pensate, uno dei primi studiosi di lingua latina, cioè uno dei primi che si è posto il problema su come era parlato il latino e su dove era parlato il latino, pensate, è stato nel XV secolo l'umanista Erasmo da Rotterdam, il quale ha scritto proprio un'opera sul latino antico. E già lui aveva capito che il latino praticamente nel Mediterraneo orientale non esisteva, o quasi. Nel Mediterraneo occidentale lui stesso divide tre isole del latino, cioè tre tipologie di latino. E premetto che lui si fondava quasi esclusivamente sul latino scritto, cioè su quello che leggeva scritto, d'accordo? Ora, queste tre tipologie erano: uno, il cosiddetto latino che viene definito occidentale, cioè il latino che era parlato in Spagna, in Britannia e in Gallia. Un altro, o meglio parlato, scusate, che era scritto in queste zone. Un altro, il latino orientale, che era parlato in Italia, in una parte dei Balcani e in Sicilia. E un altro, il latino centrale, che era parlato in Corsica e in Sardegna. Ora, che vuol dire? In realtà considerate che è sempre latino, però per noi che siamo italiani e leggiamo il latino ci sembra tutto uguale, ma se noi leggiamo una cosa scritta in italiano, ma scritta comunque da un piemontese, un sardo o un siciliano, ci accorgiamo comunque che è italiano, ma è scritto da persone di queste aree diverse, non per l'uso diverso dei vocaboli, perché sempre italiano è, ma per la costruzione grammaticale. È chiaro? Quindi, evidentemente, la stessa cosa c'era nell'antichità. Tant'è vero che sappiamo a Roma gli attori erano tutti attori che venivano dalla Spagna. Perché? Perché gli spagnoli parlavano un latino che era talmente didattico e scolastico che lo capivano tutti. D'accordo? Non avevano inflessioni dialettali, non avevano cose particolari, era un latino, diciamo, molto regolare, d'accordo? E queste erano le tre grandi isole, se vogliamo, di questa particolarità del latino stesso. Ma ovviamente Erasmo da Rotterdam si fondava su ciò che lui vedeva scritto, è chiaro? E solo uno come Erasmo da Rotterdam, leggendo le fonti, si poteva rendere conto se il testo che leggeva era di un latino di influenza spagnola piuttosto che di un latino di influenza siciliana, d'accordo? Cioè, detto fra noi, se noi al liceo ci davano da tradurre una versione che era, insomma, tratta da Plinio, difficilmente, diciamo, vedi, si vede che Plinio era di Como, perché vedi, fa questa, cioè, noi ovviamente, cioè, dovevi essere un barbogio, un parruccone come Erasmo da Rotterdam, ma per rendete conto di queste cose. Però lui ovviamente l'ha fatta questa serie di considerazioni. Ma questo ovviamente è il discorso legato al latino scritto. Ma lo stesso Erasmo si rende conto che questo è il latino scritto. Ma la gente come parlava? Che cosa è che abbiamo imparato noi a scuola? Che la gente parlava latino, poi a un certo punto, verso la fine dell'impero, questo latino è cominciato a cambiare, fino ad arrivare al Medioevo, quando le influenze culturali dei popoli barbarici, così, hanno fatto nascere il volgare. E questo volgare, pian piano, è stato localizzato, nel senso che ogni regione aveva il suo volgare, e poi questo volgare si è evoluto nelle varie lingue romanze, quindi si è evoluto in italiano, si è evoluto in francese, in spagnolo e così via.
Questo è quello che abbiamo imparato a scuola. Ecco. Una delle considerazioni più incredibili che si stanno facendo invece in questi ultimi periodi, in questi ultimi anni, una delle scoperte interessanti, è che in realtà il volgare si parlava dell'impero romano già nel secondo secolo dopo Cristo. Cioè, all'epoca di Traiano e di Adriano, la gente parlava in volgare. E allora questo latino quando lo parlava? Se fino ai prima di Cristo si parlava in etrusco, poi si parlava in volgare? Però a quanto pare il latino scritto era una creazione solo letteraria. Tanto che leggendo tra le righe, lo dicono gli stessi autori. Quintiliano, nel De Institutio Oratoria, cioè Quintiliano è uno scrittore del primo secolo dopo Cristo, lui stesso dice, mi rendo conto che lui sta facendo un trattato di oratoria, quindi sta scrivendo un trattato sull'oratoria, e lui stesso inizia il trattato dicendo, mi rendo conto che io scrivendo un trattato devo scrivere, ma parlare è una cosa con una natura completamente diversa, perché proprio si parla in modo diverso. D'accordo? Ora, il problema qual è? Che noi abbiamo, per capire come parlavano i romani, abbiamo un problema, anzi due problemi, anzi tre problemi. Mamma mia, i problemi non mancano mai, grazie a Dio. Grandi. Il primo problema è che purtroppo non esistono registrazioni dell'antichità. Il secondo problema è che siamo vincolati comunque allo scritto, cioè noi possiamo affidarci solo a ciò che è scritto. Il terzo problema è che abbiamo dietro le nostre spalle almeno 1200 anni di persone che ci hanno detto che il latino è una certa cosa. Allora, chi è che ci ha messo in testa quel tipo di latino che abbiamo imparato a scuola? Quando è che è nato quel latino lì? Bisogna partire appunto da questa serie di problematiche. Perché? Perché un conto è il latino che compare, no? Nelle iscrizioni, il latino molto aulico, no? Che queste sono le iscrizioni che ci troviamo noi. E quindi noi leggiamo queste iscrizioni e rimaniamo attoniti. Tra l'altro io a volte mi diverto, no? A fare delle cose. A volte accompagno gli studenti universitari a fare delle visite. Normalmente sono studenti del secondo e terzo anno che magari hanno fatto anche già l'esame di latino, arriviamo davanti a una iscrizione latina e dico, che c'è scritto? Boh. Perché un conto è vedere un libro con i punti, le virgole, scritto in un certo modo, così. Quando te lo trovi scritto, tutti analfabeti. Non si riesce a capire niente. Cioè, che c'è scritto qua? In realtà bisogna fare una certa considerazione, cioè quello che noi vediamo scritto è il latino vero che la gente parlava, pur ammettendo che il latino vero e proprio come vedete qui non esisteva. Ma allora la gente che parlava? Che lingua usava? Ora, innanzitutto devo considerare una cosa. Per esempio, le commedie. Noi abbiamo delle commedie, per esempio le commedie di Plauto o le commedie di Terenzio, no? In cui le commedie, che cosa è rappresentata una commedia? Gente normale che parla. Ma allora è possibile che il testo delle commedie ci riporti delle costruzioni che ci fa capire come parlava la gente? Ci sono delle cose molto interessanti, perché se voi prendete una commedia di Plauto o di Terenzio, la parte dialogale, cioè del dialogo, è strutturata in modo diverso, infatti, dalla parte descrittiva. Però non così diverso da renderci difficile la traduzione. E allora che vuol dire? Vuol dire che la differenza tra il latino parlato e il latino scritto era soprattutto nella pronuncia. E voi direte, vabbè, la pronuncia è una buffonata. E lo dite voi. Perché dopo molta fatica, in questi ultimi anni si sono fatte una serie di passi avanti enormi per capire come veramente era pronunciato il latino. E non mi riferisco a quelle menate che dicevano i tedeschi, no, perché la C e la G erano sempre KG. Sì, quello è banale, d'accordo? Oppure, no, i dittonghi non si scioglievano, per cui non era Cesar ma era Caesar. Sì, ma
Caesar o Cesar, io lo capisco lo stesso, non è lì il problema. In realtà alcuni elementi ci hanno dato, ci hanno fatto scoprire delle differenze veramente incredibili. Ad esempio, i graffiti pompeiani, i graffiti di Pompei o i graffiti trovati sui cocci o sugli ostraca. Provateci a leggere. Boh, certe cose sono intellegibili. Sembra arabo, non sembra latino. Quindi i graffiti già ci danno delle indicazioni importanti. Già indicano delle cose che ci aiutano a capire come era pronunciato questo famoso latino. Poi, una cosa straordinaria, le lettere. Queste che vedete qui, le avrete sentite illuminare, sono le celeberrime lettere di Vindolanda. Vindolanda è una località del Vallo di Adriano, cioè in Britannia, dove in uno scavo archeologico è stato trovato una cassetta con tutte le lettere che i soldati ricevevano al fronte dai parenti. Ed essendo un linguaggio dialogale, i parenti scrivevano in un certo modo e i soldati rispondevano in un certo modo, d'accordo? Senza preoccuparsi di scrivere secondo delle regole ben precise. Ebbene, le lettere di Vindolanda sono diverse, sono scritte su corteccia di betulla o su piccoli inserti di, diciamo, su piccole tavolette di legno. Sono delle tavolette che ci danno, in molti casi, ci risolvono dei problemi di pronuncia. E il risultato, premetto che queste lettere sono della fine del primo secolo dopo Cristo. Il risultato è sconvolgente. Perché? In realtà noi oggi abbiamo capito, ad esempio, una serie di considerazioni importanti su come la gente nell'antichità pronunciava il latino. Non abbiamo ancora capito però se lo pronunciava così in tutto l'impero oppure se c'erano delle zone dove valevano certe forme e delle zone dove venivano altre, d'accordo? Però tendenzialmente, ad esempio, la quantità delle vocali era il timbro. Vi ricordate quando a scuola ci facevano una capa tanta? È lunga quella A. Io non ho mai capito, ma che cazzo vuol dire che è lunga quella A? D'accordo? In metrica. Che tu devi pronunciare, dice Cecini. No, Cecini! In realtà la lunghezza della A o la lunghezza delle vocali era il timbro. Cioè, noi l'abbiamo interpretato come lunghezza, ma in realtà era il timbro. Cioè, una E corta si pronunciava E, una E breve si pronunciava E, d'accordo? Idem la O o la O. Quindi, la quantità equivaleva al timbro. Per cui, vox si diceva, poiché la O è lunga, vox, non vox, ma vox. Mentre tonum si diceva tonum. Scusate, al contrario, vedete per stanza. Vox, cioè voce, infatti vox diventa voce, e tonum, che è breve, diventa tonum. Quindi questa è la prima cosa importante. Il timbro era espresso dalla lunghezza, dalla quantità. E questo spiega come mai in italiano alcune vocali sono chiuse e altre vocali sono aperte. Poi, altra cosa importante, i dittonghi. A-E e O-E si pronunciavano A-E e O-E. Un unico dittongo si contraeva, A-U, che si pronunciava O, che infatti rimane in francese. Non solo, ma quindi la parola aurum non si scriveva aurum, ma si diceva orum. Infatti diventa oro. Oppure causa si diceva cosa. Infatti la parola cosa deriva da causa. D'accordo? Quindi non si diceva causam, si diceva cosam. Ma anzi non si diceva neanche cosam. Perché? La B intervocalica, anzi la B soprattutto intervocalica, ma anche a volte in fase iniziale, si pronunciava V. Pertanto la parola del fiume Tiber in realtà si diceva Tiver. E questo spiega perché in italiano diventa Tevere, Tiver. Oppure
La C e la G avevano sempre velari e spesso erano intercambiabili. Sempre velari vuol dire che erano sempre C e G. Non erano mai C e G, sempre C e G. Ma spesso i due suoni si confondevano. Ecco perché si scrive Caio Giulio Cesare, ma è Gaio Giulio Cesare. D'accordo? Perché in realtà loro non distinguevano tra la C e la G. Per loro era un suono velare assoluto. Altro elemento importante, la L intervocalica, questo già Plauto, pensate, Plauto dice noi abbiamo due L. La L intervocalica era gli, sempre, altrimenti era raddoppiata. Cioè che cosa significa? Che se ad esempio c'era la parola alium, cioè l'altro, non si diceva alium, si diceva aglium. A meno che se io volevo che pronunciasse L, doveva essere due L, per cui era bellum, perché le L erano due. Quindi si diceva, si scriveva famiglia, ma si diceva famiglia. D'accordo? Poi la M finale non veniva pronunciata, incredibile, e la vocale che la precedeva si allungava. Quindi noi in genere indichiamo il latino con questa M finale, fabulam. No, la M finale non si pronunciava e la A ultima si allungava, fabula. D'accordo? Anzi, non fabula, perché c'era la B che era V, era favola. Avanti. La S finale, nemmeno lei si pronunciava, pensate. Ecco perché nelle lettere la M finale e la S finale non compare mai. Cioè, come è accusativo, c'è cioè la M finale. No, non si pronunciava né la M finale né la S finale. E quel segno che vedete lì aveva sempre suono U, sempre. Perché il suono V si esprimeva con la B. Tant'è vero che il pianto del bambino si scrive vagitus, ma si legge wagitus, perché è una parola onomatopeica ed esprime il suono del pianto del bambino, wa. D'accordo? E la O, anzi la U breve, si leggeva O, diventava O lunga, la U. Pertanto, crucem diventa croce. Questo era il modo di pronunciare queste parole. Quindi, nel discorso, le cose cambiano notevolmente. E altra cosa importante, la X. Il suono X si pronunciava doppia S. Per cui, dixit diventa dissi, d'accordo? Quindi questi suoni suonavano così. Andiamo avanti. Ecco, per esempio, maximum. Allora proviamo. Se voi a maximum trasformate, pronunciate la X con doppia S, togliete la M finale, la U diventa O, maximum in realtà è massimo. D'accordo? Ma questo non è volgare, questo è come si pronunciava il latino in età imperiale. La X finale, quello è un problema, perché la X finale forse valeva anche come S ma non doppia, forse era vos, o secondo alcuni potrebbe essere la forma iniziale della C dolce, per cui vox, infatti del resto era vox vocis, poi diventa voce, per cui la X finale non potendo essere doppia S poteva essere così, però e questo vale per tutti i termini della terza declinazione che finiscono in X, crux, vox, eccetera. Pax e così via. Ovviamente sono delle considerazioni importanti, ma poi oltre a queste che sono considerazioni squisitamente di pronuncia, molte trasformazioni erano nella flessione. Ad esempio, è certo che già addirittura in epoca precesariana i suoni PS erano doppia S e i suoni PT erano doppia T, per cui ipse si diceva isse, d'accordo? Così. Oppure i suoni PL si pronunciavano P, i suoni FL, FI, i suoni CL, CH. Ecco perché plenum in realtà si diceva pienum, ma la M non si diceva, la U diventa O, pieno. Florem diventava fiorem, senza la M finale, fiore,
clausum diventava chiusum, senza la M, chiusu, con la U che diventa O, chiuso. Esatto. Il discorso è questo. Sì, sì. Sì. Allora, sia l'evoluzione... No, no, però ovviamente, ad esempio, allora facciamo una cosa, mi faccia finire il discorso, eh? Mi faccia finire questa cosa e poi vediamo. Ad esempio, molte di queste cose, le sappiamo laddove noi abbiamo la traduzione dei nomi latini in un'altra lingua. Cioè, laddove c'è un nome latino che noi pronunciamo in un certo modo, che viene tradotto in greco, usando dei suoni che non sono i suoni con cui noi lo leggiamo in latino, ci fa pensare che perché i greci hanno tradotto la parola latina usando quelle parole, cioè teoricamente i greci potevano avere i suoni corrispondenti per esprimere questo, e invece non li usano, usano una terminologia, un sistema diverso. Allora questo, il fatto che nelle lettere per esempio le M finali sono tutte omesse nelle lettere di Vindolanda. Il fatto che nei graffiti la X lascia sempre il posto alla doppia S. Ovviamente tutta questa serie di elementi ci fa capire che questo è il sistema. Ad esempio, andiamo ancora avanti, plena diventa piena e così via. Guardi, lo so che soprattutto per chi c'è una resistenza enorme, tant'è vero che, come ripeto, non le nascondo che anche nel dipartimento di latino all'università c'è uno scontro tra i vari docenti. Ad esempio, questa è una cosa interessante, il genitivo, il genitivo spesso era sostituito, era rappresentato, o meglio il complemento di specificazione, non dal genitivo. Ad esempio, c'è una cosa interessante, noi, se io devo dire tempio di marmo, allora io in latino devo dire o templum marmoreum oppure templum ex marmore, d'accordo? Bene, nelle bucoliche di Virgilio c'è scritto templum de marmore, d'accordo? Ora, o questo è nelle bucoliche di Virgilio, potete vederlo tutti questo qui, e questo è un esempio. In realtà spesso si usa il de per esprimere, in questo caso, quello che altrove è espresso dal caso del genitivo. Oppure, vado avanti, la trasformazione di ter o der in tr o dr, questo è un fenomeno consonantico che accade, e questo spiega come mai ter diventa tre, d'accordo? Cioè c'è questo scambio vocalico all'interno. Vado avanti, il neutro in realtà quasi non c'è. E diventa tutto maschile, sopravvive solo, già in epoca imperiale, nel plurale. Questo spiega perché noi diciamo braccia, diciamo dita, perché il plurale neutro è in a, ma al singolare però è già maschile. Quindi in realtà considerate che il neutro sopravvive appunto nella parte plurale. Poi c'è una grande frequenza di aggettivi dimostrativi, il e illa, che in realtà vuol dire quello, ma voi sapete che da il e illa derivano gli articoli, d'accordo? Le, la, lo. Ora, noi però quando li troviamo nelle iscrizioni o nei graffiti, lo traduciamo quello, però è chiaro che quando si dice quello cavallo, il senso era di esprimere l'articolo iniziale come elemento dimostrativo. Per esempio, in molte iscrizioni qua, per dire, questa è un'iscrizione catacombale, e qui vedete c'è scritto Speranzio Benemerito con i suoi colliberti l'hanno fatto, qui Bixit, in realtà questa era V, Vissit, questo la B indica che visse, Anis, poi dice plus minus, ma nel momento in cui pl diventa U, quindi è l'S decade, più meno, quinquaginta, 50. Ora, questo è un documento eccezionale. Questo è un graffito che è stato trovato a Roma
nelle catacombe di Commodilla. Quando è stato rinvenuto, è un graffito piccolino, sta scritto vicino all'altare delle catacombe. Quando è stato trovato, in un primo momento si è pensato che fosse un graffito medievale. Poi in realtà si è visto che le catacombe di Commodilla non hanno avuto più accesso, perché era franata una parte dell'ingresso, a partire dalla fine del IV secolo dopo Cristo. Cioè era accessibile solamente un oratorio, che era però si entrava da un'altra parte, ma in questo settore qui dal IV secolo a.C. non si entrava più. E il graffito dice, questo graffito, non dicere ille secreta a voce, cioè non dire quelle parole segrete a voce alta. D'accordo? Ora, ci sono degli elementi interessanti, ad esempio la C, che qui è, forse è dichere, poi ille, che in questo caso va indicato con forma di articolo, secreta, e poi c'è a voce, dove la doppia V, la doppia B, letta con una V rafforzata, serve in qualche modo per appunto sottolineare la voce alta, cioè si fa riferimento a chi celebra la messa, le parti della messa che devono essere recitate in forma sommessa non vanno dette a voce alta. E questo graffito in realtà appunto è sicuramente anteriore al IV secolo dopo Cristo e non, come si pensava, medievale. Quindi le cose in realtà sono cose che tendono a cambiare. Allora, alla luce di quello che abbiamo detto adesso, una frase come questa, pater familias dixit filiae sue fabulam, che è latino, tranne per il fatto che il verbo dovrebbe essere messo in fondo, no? Se vogliamo così, questa frase in realtà doveva essere recitata patre familia dissit figlie sue favola. In realtà si tratta di una serie di elementi legati alla pronuncia delle lettere, alla pronuncia delle parole. Poi questa è una frase molto semplice, però c'è da dire anche che nel linguaggio parlato quanti erano i vocaboli che usava una persona del popolo? È chiaro? Cioè, certamente nell'istituzio oratoria ci sono una quantità di vocaboli che molta gente non usava mai. Cioè, come dire, oggi una persona di cultura media quanti vocaboli conosce, quindi quanti vocaboli usa? È chiaro poi che qui su vocaboli più ricercati evidentemente saranno sopravvissute situazioni completamente diverse. Quindi, in altri termini, oggi si dice che, almeno per quanto riguarda la pronuncia, evidentemente alcuni elementi fondamentali che noi colleghiamo con l'italiano, che facciamo risalire alla nascita del volgare in epoca medievale, esistevano già nella pronuncia antica. Quindi, ci sono poi una serie di fenomeni linguistici, cioè a questa base di pronuncia particolare della lingua latina, noi dobbiamo sovrapporre tutta una serie di fenomeni che hanno poi portato questa lingua ad evolversi nel volgare tardo e, se vogliamo, nell'italiano. Questi fenomeni linguistici sono fenomeni che sono vincolati a quelle che sono le vicende politiche e culturali dell'Impero Romano, cioè l'arrivo dei barbari, le contaminazioni culturali, l'evoluzione sociale e così via, che hanno creato appunto queste trasformazioni. E quali sono questi fenomeni linguistici? Per esempio il prevalere della forma vezzeggiativa, la ruralizzazione, la concretizzazione, la contaminazione etnica specifica, la contaminazione religiosa e la disambiguazione. Oddio, e che vuol dire? Ora vediamo queste cose. Allora, cominciamo ad esempio il prevalere della forma vezzeggiativa. Cioè, noi oggi diciamo il cavallo, diciamo il piatto, il coltello, diciamo tutta una serie, diciamo, nominiamo degli oggetti. Questi oggetti avevano un loro nome in latino, ma nel linguaggio parlato si tendeva, come abitudine etnica popolare, a vezzeggiare questi termini. Cioè, in che senso? Vediamo per esempio l'aspetto della forma vezzeggiativa. E questo aspetto vezzeggiativo derivava dalla contaminazione
che c'era stato nelle diciamo nel parlare dell'impero delle lingue germaniche. Ad esempio, io non so se qualcuno di voi conosce lo spagnolo, ma se qualcuno di voi conosce lo spagnolo e sente parlare un messicano, viene un po' da sorridere, perché il messicano, che parla anche lui spagnolo, parla però uno spagnolo che tende a vezzeggiare, tipo, le cose diventano tutte pochito, cioè tutte cose diventano vezzeggiate. Ecco, il goto, cioè il germanico dei goti, degli ostrogoti, dei visigoti, aveva questa tendenza a vezzeggiare. Quando questa tendenza del vezzeggiativo si traspone nel latino, che cosa succede? Succede ad esempio che la parola avis, che vuol dire uccello, non veniva detto avis, si diceva avicellus. E la parola avicellus, tra l'altro la V era I e quindi era auicellus. La S finale non era pronunciata, la O finale diventava, la U finale breve diventava O lunga, quindi avicellus diventava uccello. Avicellus vuol dire uccellino. Oppure agnus, già agnus vuol dire agnello, ma loro non dicevano agnello, dicevano agnellino. E allora agnus diventa agnullus, che diventa agnello, d'accordo? Oppure culter diventa cultellus, cioè il coltello non è chiamato coltello, è chiamato coltellino, da cui deriva coltello, d'accordo? Oppure frater diventa fratellino e diventa fratello, ma a un certo punto la dicitura iniziale frater decade, rimane solo quella fratellus. E potremmo continuare con migliaia di nomi. Equus non era più pronunciato equus, non era più cavallo, era cavallino, cioè equvullus, e da quvullus diventa cavallo. Quindi tutta la forma in vezzeggiativo di molti nomi fa decadere la forma iniziale e fa prevalere la forma vezzeggiativa. Per cui agnello, uccello, coltello, fratello, eccetera, sono la forma vezzeggiativa di parole che esistevano già prima, ma sono latine, solo che non bisogna pronunciarle secondo quei sistemi che vi ho detto prima. Altro elemento, per dire auris, non si dice più auris, si dice auricula. Au diventa o, per cui auricula diventa orecchia, d'accordo? Quindi, ancora una volta, vezzeggiativizzazione delle parole. Altro elemento, la ruralizzazione. Molte parole avevano diversi significati, oppure per esprimere un significato si usavano vari sistemi. Nel momento in cui, alla fine dell'impero romano, con la crisi dell'impero romano, la società diventa una società rurale, cioè si passa da una società di città, città con le terme, con le strade, così, a villaggi, villaggi dei barbari, di così, si passa al significato rurale. Ad esempio, come si dice in latino casa? Casa in latino si dice domus, se intendo la domus, ma se intendo la baracca o intendo la capanna, si dice casa. Tant'è vero che sul Palatino a Roma c'era la casa Romuli, cioè la capanna di Romolo. Poiché nel Medioevo, nell'Alto Medioevo, la maggior parte dei barbari abitavano dentro le baracche, per loro la parola casa è solo casa, non è domus. Per cui, ecco che, anzi, questa è un'altra cosa, hortus, in latino hortus vuol dire giardino e vuol dire orto, ma i giardini nell'Alto Medioevo non c'erano più. E allora la parola orto passa a significare solo orto, non significa più giardino. Quindi, orto, o per esempio, letamen, letame, significa giovamento, ma poiché l'unico giovamento che si usava era il letame che si metteva sui campi, ecco che la parola letamen, che vuol dire giovamento, passa ad indicare solo il letame. O per esempio pullo, pullus in latino indica un piccolo di qualunque animale, persino un piccolo di uomo, cucciolo vuol dire pullus, ma con la ruralizzazione pullus rappresenta solo il pollo, d'accordo? Cioè si scelgono, si selezionano solo quei termini che hanno un ragione di essere in ambientazione sociale rurale. O per esempio macchina, in latino macchina vuol dire meccanismo,
ma l'unica macchina che c'era nell'alto medioevo era quella per macinare il grano, per cui la parola macchina diventa macina, e addirittura viene abbandonato il mola, che era la parola utilizzata in origine, e si usa macchina. Quindi un altro fenomeno è appunto la ruralizzazione, ovvero i termini passano solo nel loro significato rurale, se vogliamo. Altro fenomeno, la concretizzazione. Se una parola latina ha due significati, uno teorico o allegorico e uno pratico, quello allegorico decade completamente. Intendiamoci, sono termini che continuano, non scompaiono, ma continuano solo nel livello culturale molto alto. Per esempio, putare. In latino putare vuol dire ritenere e vuol dire anche tagliare. Ma la parte metafisica, ritenere, sì, rimane. Io ho reputato di... Ma in realtà la gente non dice così, dice io ho pensato, d'accordo? E allora la forma putare sopravvive solo nell'aspetto pratico, che diventa potare. Oppure stirpis, che vuol dire virgulto, ma anche dinastia. Sì, è chiaro, uno dice, di quella stirpe. Ma quant'è che noi, quante volte al giorno noi usiamo la parola stirpe? D'accordo? E invece prevale nella forma concreta di sterpo, mentre nella forma allegorica di dinastia è sostituita la parola famiglia. D'accordo? Così. Quindi, e questa è la concretizzazione. Oppure, la contaminazione etnica. Alcuni ambiti diventano, sono ambiti di cui si impossessano altre lingue. È come oggi. Oggi tutto il linguaggio legato all'informatica è in inglese, perché è stata elaborata quella scienza, quel fenomeno, quell'idea, è stata elaborata in ambiente americano, statunitense, e quindi il linguaggio è tutto inglese. Ora, in epoca romana, nel tardo impero romano, nell'alto medioevo, tutti i militari erano tutti germani, tutti. Per cui i termini tedeschi hanno sostituito tutti, di ambito militare, tutti i termini che c'erano precedentemente. Ad esempio, il latino bellum è decaduto, è prevalso quello germanico war, da cui deriva war in inglese, che vuol dire guerra. War è il termine goto, da cui è derivato il W diventa, poiché non esisteva nel linguaggio latino, il W diventa gu. Ecco perché Willigelm diventa Guglielmo, Wolf, diciamo, tutta una serie di parole che iniziano col W diventano così. Quindi i tedeschi erano loro che facevano la guerra, e quindi la parola latina bellum è stata sostituita da war. Anche perché? Perché in realtà bellum ha cominciato a significare bello, per la sua similitudine con bonus, cominciato ad indicare bello. E allora, per evitare confusioni, bellum, per intendere guerra, è saltato via. Però attenzione, queste parole che saltano via, sostituite da altra, sopravvivono negli aggettivi. Cioè, noi tuttora chiamiamo guerra, ma noi non diciamo guerresco, noi diciamo bellico, d'accordo? Però nel significato principale sono sostituiti dall'altro termine. Oppure, vabbè, questo, la parola latina Galea è sostituita dal tedesco Helm, che diventa Elmo. Ma tuttora, se io devo dire su una moneta un personaggio con l'elmo in testa, gli dico è galeato. Non mi viene nemmeno a me dire è elmato. Elmato lo faccio prevalere per altre cose. Oppure, per esempio, la parola latina custos è sostituita da war, perché il suo legame con wer, per guerra, e diventa guardia, d'accordo? Ma queste cose sopravvivono negli aggettivi, come ripeto. Cioè, il soldato non si dice più miles, si dice o soldato o guerriero. Ma io non dico è una cosa guerrieresca, dico è militare. Cioè, negli aggettivi permane la forma originaria latina. E questo per la contaminazione etnica. Ma per esempio in ambito, che ne so, navale o astronomico,
abbiamo contaminazioni arabe, per cui almeno questo, la parola latina bacinum è sostituita dall'arabo darsan, che diventa darsena. Ma addirittura alcune parole che derivano comunque dal latino a noi sono pervenute non nella forma latina, ma nella derivazione derivata, per esempio, dall'arabo. Ad esempio, castrum, da castrum deriva l'arabo casr, ma da casr noi indichiamo il cassero. Cioè, nelle navi romane il castello di prua si chiamava comunque castrum, però a noi non è pervenuto nella forma castrum, ma nella derivazione dall'arabo castr, cioè cassero. D'accordo? Quindi anche laddove avremmo potuto avere un legame diretto con il latino, a noi è pervenuto nella derivazione dall'arabo. E questo per contaminazione etnica, cioè i popoli, alcuni popoli ormai sono loro che si occupano di certi ambiti. Poi per esempio c'è una contaminazione religiosa. Alcuni termini che prima non esistevano sono termini che entrano nel linguaggio. Termini di derivazione religiosa, tipo la parola latina testis, che vuol dire testimone, è sostituita da martyr, ma martyr è una parola totalmente nuova. In greco martyr vuol dire testimone, però martire è una parola nuova che deriva qualcosa che precedentemente non era neanche contemplato. Oppure lavacrum diventa baptismus. Quindi sono parole che esistevano già, ma che avevano un'accezione diversa, d'accordo? Cioè, come dire, la parola cliccare esisteva, ma prima che venisse inventato il computer con mouse, ma quante volte in vita nostra avremmo detto la parola cliccare? Cioè, mai, forse. Quindi è stata desunta dall'oblio delle parole una parola che comunque esisteva, ma è stata adattata a un nuovo senso specifico che poi ha invaso la lingua. Poi ci sono problemi di disambiguazione, cioè parole che avevano due significati. Ad esempio, il latino os voleva significare osso, ma anche bocca. Ora, uno era aperto e l'altro era chiuso, però attenzione, nel linguaggio, quante volte sentiamo persone che pronunciano le O arcobaleno, così, Quindi questo poteva creare dei problemi. Allora cosa è successo? Hanno preferito risolvere il problema. La parola os, che indicava bocca, è stata sostituita da bucca, che in realtà in latino bucca non vuol dire bocca, vuol dire guancia. Solo che si è preferito eliminare quella parola lì per evitare la confusione con l'osso. E quindi os sopravvive come ossum e os non c'è più e lascia il posto a bucca. E questi sono casi appunto di... Questa cosa si fa anche con altre parole, qui vi ho indicato questa, ma tutte le parole che hanno, esprimono significati completamente diversi in questo senso. Chiaramente queste regole che sono state più o meno ricostruite a livello glottologico. Diverso è il fatto, ma queste regole avevano applicazione in modo uguale in tutto l'impero? Cioè, il latino, questi sistemi, questi problemi di pronuncia, o queste differenze, o queste distinzioni di pronuncia, ce le aveva in tutto l'impero? O, come è più probabile, ogni area geografica aveva un suo modo di pronunciare il latino, anche laddove in realtà si faceva riferimento a parole ben precise, c'era un modo diverso di aprire o di chiudere maggiormente questi suoni. Ad esempio, è molto probabile che la U, che diventa O, in ambito gallico ci fosse, perché tuttora AU in Francia è O. È possibile che la stessa cosa valesse anche in Spagna o valesse anche in Sicilia? Questo purtroppo non lo sappiamo, cioè noi non abbiamo una tale quantità di dati e di documenti da farci vedere questo, d'accordo? Questo non c'è. Però, ad esempio, alcune cose in qualche modo siamo un po' obbligati a considerarle, proprio perché, come ripeto, spesso quando Plutarco esprime in greco, facendo suonare in greco dei nomi propri latini,
Lui a volte usa delle lettere e non delle altre, quindi vuol dire che perché il nome fosse riconoscibile, evidentemente il suono che aveva la parola anche in latino doveva essere quello. È chiaro? Però ovviamente siamo sempre nell'ambito degli studi che sono ancora in fieri, se vogliamo, per tutto questo. Il risultato, pian piano, è che queste contaminazioni, poiché diversi furono i popoli, in molti paesi non sono arrivati i goti, in altri paesi non sono arrivati gli arabi, e questo spiega come mai poi il risultato, l'evoluzione delle lingue romanze ha creato lingue diverse. D'accordo? Perché se i procedimenti storici fossero tutti uguali, oggi non esisterebbe l'italiano, il francese, lo spagnolo, eccetera, ma esisterebbe una lingua di derivazione dal latino. Ma poiché le vicende storiche sono state diverse, è chiaro che le lingue che ne sono derivate sono anch'esse diverse. E tutta questa parte che voi vedete di colore giallo-arancio qui è la parte, se vogliamo, la parte in qualche modo neolatina, la parte romanza. In tutto questo c'è un paese che per noi costituisce un enigma. Questo paese è la Romania. Ora, perché la Romania è un enigma? Perché la Romania venne conquistata una prima volta dall'imperatore Domiziano nel 95. Domiziano nel 95 non ha conquistato tutta la Romania, ha conquistato solo una parte che corrisponde proprio alla parte meridionale della Romania. Sarà poi Traiano, con le due famose campagne di Dacia, che conquisterà tutta la Romania. Però diciamo che vabbè, la Romania viene acquisita dai Romani nel 115, d'accordo? Nel 115 i Romani prendono la Romania. Traiano muore nel 118. E diventa imperatore Adriano subito dopo di lui. Adriano, una delle sue prime, diciamo, decisioni da imperatore, uno dei suoi primi provvedimenti è stato l'abbandono della Romania. Cioè, i romani rinunciano alla Dacia. Prima solo alla Transdanubiana, cioè l'attuale Moldavia è una parte della Dacia, e poi con Marco Aurelio anche della parte cisdanubiana. Quindi la Romania quanto tempo è stata romana? La Romania in realtà è stata romana meno di 50 anni. Oltretutto la Romania capita nella parte orientale dell'impero, quindi in una parte dove teoricamente il latino doveva essere blando. Eppure il rumeno è una lingua neolatina. Com'è possibile? Allora, ci sono due ipotesi. La prima, la lingua dei Daci, cioè del popolo che c'era lì, che erano comunque un popolo indoeuropeo, doveva forse avere, essere una lingua indoeuropea arcaica e quindi avere già in sé i germi che la rendevano molto comune, molto simile al latino. E questo fece sì che il latino in Romania si sia radicato mescolandosi immediatamente alla lingua locale. E questa è la prima ipotesi. Secondo, coloro che andarono a combattere in Romania e che poi divennero i coloni romani della Romania dovevano essere evidentemente soldati che provenivano da quelle regioni dell'impero, forse quasi sicuramente proprio dall'Italia centrale, dove il latino era una lingua fortemente radicata e molto, diciamo, affermata come lingua. E quindi loro in qualche modo hanno, mescolando con questi presupposti precedenti, hanno fatto sì che, nonostante siano rimasti i romani solo 50 anni, il rumeno è diventato una lingua neolatina, mentre tutto intorno, tutte le altre lingue non sono neolatine. Ecco. E questa è un'idea. Oltretutto in epoca bizantina lì si parlava il greco, eppure il rumeno è rimasto una lingua non latina. È un po' un enigma per noi il rumeno. Considerate che c'è poi una cosa estremamente interessante. Quando è che il
volgare o i volgari, perché non esiste un volgare, non siamo in grado di codificare il volgare. Il volgare viene codificato in qualche modo da Dante quando scrive il De Vulgari Eloquentia, che arriva in qualche modo a sancire o a dire sì, il volgare è una lingua, eccetera eccetera. Prima non era così, prima era difficile dare un regolamento del volgare. Quando è che noi cominciamo a parlarne? Ci sono due elementi in tempo importanti. Uno, c'è un concilio dell'813, l'ultimo concilio che fece Carlo Magno, nella quale si dice che i vescovi devono in realtà tradurre, fare le loro omelie nella lingua che la gente capisca. Quindi vuol dire che esisteva ovviamente, evidentemente, una lingua che non era quella che era pronunciata dalla Chiesa. Ma a questo punto quale lingua pronunciava dalla Chiesa? Allora, che lingua si parlava, per esempio, che lingua parlava Gregorio Magno? Che lingua parlavano i papi o i preti in epoca, nel VI secolo, nel VII secolo? Questa è un'affermazione interessante. Oggi abbiamo un'idea abbastanza, buona in tal senso. Molti di voi avranno letto il libro Il nome della rosa di Umberto Eco. C'è una frase che Umberto Eco dice, che o meglio che Umberto Eco fa dire a uno dei suoi protagonisti, che per certi aspetti è illuminante. Solo che poi uno queste cose le deve vedere col senno di poi, no? Se vogliamo. A un certo punto c'è il ragazzo che è il protagonista del libro che prende in giro il suo maestro, perché questo, lui è tedesco il ragazzo, il suo maestro è invece inglese, e lo prende in giro, che dice voi britannici, gente del nord eccetera, e Guglielmo da Baskerville, che è appunto il maestro, dice bada che quando anche nella stessa Roma tutti avevano dimenticato l'uso del latino, noi dell'estremo nord siamo stati gli unici a conservare la lingua dei Cesari. Questa è una cosa interessante, perché? Perché in realtà i papiri che sono conservati in Vaticano e che sono papiri che si riferiscono a documenti, a lettere ecclesiastiche del V e del VI secolo, o i cosiddetti papiri ravennati del vescovo Agnello, o i papiri che si trovano conservati a Napoli ma che vengono anch'essi dalla collezione Farnese e che a sua volta vengono dal Vaticano, sono in greco, non sono in latino. Quindi il greco era la lingua della Chiesa di Roma. E se in molte chiese di Roma, sui mosaici, le parole, pur scritte in lettere, ho dimenticato di far vedere il mosaico, nel diapositivo, pur se scritte in lettere latine, sono però in lingua greca. Nella chiesa di San Clemente a Roma c'è un mosaico dove c'è scritto Agios, scritto con le lettere latine, Agios Petros. E voi lo leggete perché le lettere sono latine, ma Agios è una parola greca. Quindi si parlava evidentemente il greco, del resto l'Italia era stata riconquistata dai bizantini con le guerre greco-gotiche dal 535 al 553. Quindi in Italia si parlava il greco. E allora il latino chi lo riporta? Questo è un grosso problema. I goti parlavano tedesco, i longobardi parlavano tedesco, e noi abbiamo molte parole nella nostra lingua che per quella famosa specializzazione specifica etnica derivano dal goto, dal longobardo. La Chiesa parlava il greco, ma allora il latino chi lo riporta? Probabilmente il latino venne riportato in epoca carolingia, cioè Carlo Magno in qualche modo, allo scopo di rendere inoppugnabile la sua legittimità come imperatore romano, reimpose l'uso del latino. E quindi il latino che la Chiesa ha trasmesso, e che è un latino che in qualche modo poi è insegnato a scuola, è un latino che presenta dei vizi di pronuncia di derivazione tedesca, perché ci è arrivato secondo l'interpretazione di Alcuino di York, perché Alcuino di York era il maestro di lettere
di Carlo Magno, e quindi noi ci è arrivato con queste contaminazioni, d'accordo? Che hanno in qualche modo fatto dimenticare quegli aspetti di pronuncia che invece abbiamo visto prima. Tuttavia, un altro documento importantissimo, poco dopo l'epoca di Carlo Magno, sono i cosiddetti giuramenti argentini. Cosa sono i giuramenti argentini? Sono questi. Allora, siamo nell'anno 843. Carlo Magno è morto ormai da 30 anni e l'impero di Carlo Magno è spaccato in due. Tra due suoi discendenti, Carlo il Calvo, re di Francia, e Ludovico il Germanico, che era invece re della parte tedesca dell'impero carolingio. Questi due si incontrano a Strasburgo. Il nome antico di Strasburgo era Argentoratum, per cui il nome è giuramenti argentini. E questi due personaggi cosa fanno? Giurano di non farsi la guerra, giurano che tra di loro saranno amici, perché l'impero era unico in origine. E per far capire ai propri soldati e alla popolazione le parole, Carlo il Calvo giura usando la lingua di Ludovico e Ludovico giura usando la lingua di Carlo il Calvo. Per cui nel testo, che è in latino, noi a un certo punto troviamo inserite parti che sono scritte invece in tedesco nella parte di Carlo il Calvo e in un francese romanzo nella parte di Ludovico. Se in un documento imperiale noi troviamo i giuramenti pronunciati dagli imperatori in queste due lingue, vuol dire che evidentemente l'uso di una lingua che non è il latino ufficiale era comunque l'unica lingua comprensibile, perché altrimenti avrebbe potuto giurare in latino e i soldati capivano lo stesso. E invece no, il testo è in latino, ma quando si devono a parlare le loro parole sono in francese e in tedesco, in forme volgari ovviamente, cioè quindi vuol dire che il volgare era l'unica lingua che questa gente capiva, d'accordo? Considerate che quindi per questa ragione è quello che ci è interessante capire una cosa, che si è riproposto il discorso del latino. Quando si scriveva, la lingua ufficiale era il latino, ma quando era importante tener fede alla specificità delle parole, lì invece si doveva fare riferimento alla lingua veramente parlata e quindi si usava non il latino. Ed ecco quindi che anche in ambito italiano, se noi vogliamo cercare i più antichi documenti di lingua italiana, dobbiamo andarli a ricercare dove? Negli atti processuali, d'accordo? Perché se io, che so un uomo che ha 10 lauree e so un principe del foro e parlo un italiano forbitissimo, e sono un avvocato principe del foro e faccio un processo, io stilo ovviamente gli atti processuali con un italiano perfetto, ma se devo riportare la testimonianza di un analfabeta, devo riportare esattamente le parole che ha detto l'analfabeta, anche se quello dice un sacco sì, manzo, boh, mo vedemo, così devo scrivere, d'accordo? Quindi gli atti processuali per noi sono l'elemento in cui le testimonianze linguistiche vengono espresse esattamente come sono, atti processuali o giù di lì, giuramenti, per cui noi abbiamo, per esempio anche qui, questo qui è il più antico documento che conosciamo di lingua spagnola ed è in realtà un atto processuale. Qui sotto addirittura di lato questa glossa, quindi questo testo che vedete qui, così, questo, esprime la traduzione di questo atto particolare, riportata, che altrimenti è, diciamo, la forma linguistica, tra virgolette, più becera, della parte barra. La datazione di questi siamo nell'ambito tra la fine dell'VIII e gli inizi del IX secolo. E per l'Italia? Per l'Italia, per esempio, c'è una cosa interessante da notare. Noi abbiamo una dozzina di testimonianze
del volgare italiano. Queste testimonianze non provengono tutte dalla stessa parte, ma provengono da zone diverse. Ce n'è una che viene dalla Toscana, la cosiddetta postilla amiatina. C'è un'altra che proviene dalla Campania, i cosiddetti placiti capuani. Un'altra che proviene da Roma, la iscrizione di San Clemente. Un'altra che viene da Verona. Sono tutte in volgare, ma da alcuni elementi si capisce che sono volgari diversi. Cioè, sono modi diversi di esprimere questa forma linguistica. Quindi evidentemente ogni regione aveva contaminato il latino con un suo modo di essere, perché è chiaro, in ogni regione c'erano state popoli preromani diversi, ogni regione aveva avuto una vicenda politica diversa. È chiaro che il sud, che aveva avuto le colonie greche e che poi avrà una presenza bizantina massiccia, tenderà a mantenere più a fondo gli elementi del greco. Ed ecco quindi che nel dialetto campano ancora oggi c'è l'articolo O, che è di diretta derivazione greca, oppure c'è una particolare velarizzazione delle gutturali, del K, del K, che diventano appunto queste K legate al K greco o al chi greco. In altre forme, in Toscana c'è l'aspirazione di derivazione etrusca, invece in ambito invece veneto c'è l'affermazione di quelli che sono le nasali lunghe, oppure in ambiente laziale c'è il raddoppiamento delle dentali e delle labiali, d'accordo? Per cui la B, la D, la febbre, 4B, diciamo noi a Roma. Quindi c'è invece l'aborto del rotacismo, per cui le R diventano in ambiente laziale basse, la guerra, così. Quindi, ma sono fenomeni che derivano da preesistenze linguistiche, d'accordo? Ma il fatto che queste preesistenze linguistiche abbiano saltato il latino e si siano riproposte come una moneta falsa vuol dire che evidentemente si usava, d'accordo? Cioè è interessante questo riferimento. Allora, questi che vedete qui sono alcuni dei più antichi documenti di lingua volgare che noi abbiamo. Questo per esempio è il cosiddetto indovinello veronese. Questa è una cosa interessante. Allora, queste sono delle cose che fanno un po' ridere, no? Perché alcune delle cose più importanti in assoluto della storia della cultura non sono, cioè, no, sono, e poi, cioè, non è che uno dice scrivo un trattato in latino, mo voglio trasmettere ai posteri un modo di parlare italiano. Scrivo su questo trattato grande, ammazza che roba, no. Allora, scrivo il trattato in latino, poi nella pagina dietro, piccolo piccolo, scrivo con la lingua mia un indovinello. E questo è l'indovinello veronese. Questo sul retro della pagina, in alto, è scritto questo indovinello. Siamo a cavallo tra il nono e il decimo secolo. Questo è il famoso indovinello veronese. Eccolo qua, così. Scritto tra l'altro in scriptio continua. È uno dei documenti più antichi di lingua italiana, dove c'è scritto separe, pronunciate sostituendo la V, cioè la B con la V, separeva boves, alba pratalia arava e l'atro versorio teneva et nigro semen seminava, cioè conduceva dei buoi sopra un prato bianco e arava con un seme nero usando un aratro bianco e appunto seminava. Perché? Perché questo tizio che aveva passato chissà quanti giorni, poveraccio, a scrivere tutto quel pippone in latino che aveva scritto prima, finito, dietro, dice, che ho fatto fino adesso? Usando un aratro bianco, cioè la penna,
ho seminato un seme nero, cioè l'inchiostro, seminando su un campo bianco, cioè il foglio. Ecco. E allora questa cosa, così, la scrive usando la lingua che lui usava normalmente. Se pareva boves, alba prata arava, et albo versorio teneva, et nigro semen seminava. Ecco, così. E questo è, non è un trattato, è una frasetta che scrive così. Oppure i famosi Placidi Capuani. Oh, i Placidi Capuani, cosa sono? Sono dei fogli di pergamena, si datano più o meno allo stesso periodo, qualche anno dopo, si trovano nell'abbazia di Monte Cassino. Eccoli qua, questa qui è la trascrizione. Dove ci sta? L'abbazia di Monte Cassino praticamente comincia a rivendicare il possesso di alcuni terreni. Quei terreni sono miei, e allora poiché la gente dice no, quelli sono miei, allora gli abbati cosa fanno? Chiamano dei testimoni. Questi testimoni vengono interrogati dal giudice e il giudice gli dice, in latino, forbito, bellissimo, che cosa lui ha da dire su quei terreni. E allora sto tizio che era un contadino dalla provincia di Capua, che sicuramente non parlava insomma un latino eccezionale, dice, partendo da qua, allora è un po' piccolo, però lo vendevo qui, immaginatevelo pronunciato in modo molto becero, no? Sao con quelle terre, perché li fini che chi contenne 30 anni le possette parte santi benedetti. Cioè, io che ne so, che quelle terre lì, per questi confini di cui si parla, so 30 anni che ce l'ha la parte di San Benedetto, che dovrebbe essere la testimonianza del contadino che parla e che quindi esprime secondo la lingua che parlava lui. Però c'è una cosa che non quadra. Questo è un foglio, ma noi abbiamo vari fogli, perché infatti si parla dei Placidi Cassinesi o Placidi Capuani, dove vengono interrogati tanti contadini e almeno quattro dicono esattamente queste stesse parole. Allora, o c'era una formula, non in latino, che doveva comunque essere recitata, espressa in lingua locale, oppure i monaci benedettini avevano fatto una capatanta ai contadini dicendo devi dire così, e quelli dicevano salgo a quelle terre perché le fini che contene, eccetera eccetera. Una cosa interessante, questa formula diventa poi una formula legata ad alcune forme di uso capione, per cui anche nei secoli successivi poi quando si fa riferimento a una testimonianza, questa testimonianza per dire eccetera, la parola eccetera viene espressa come e i santi benedetti, d'accordo? In riferimento a questo, d'accordo? Perché diventa una formula processuale sancita, però di fatto è, mia madre mi ricordo che diceva santi benedetti, che probabilmente si riferiva a questo. Diverso è il caso dell'iscrizione di Roma. L'iscrizione di Roma, questa qui. Anche a Roma c'è una testimonianza di lingua latina, si data all'undicesimo secolo, quindi siamo intorno al 1030 circa, perché poi dopo questa parte qui della chiesa verrà distrutta, verrà abbandonata, verrà bruciata, però rimane questa iscrizione nell'affresco. Ora considerate che a Roma si parlava, il volgare di Roma era molto molto simile al volgare di Caserta. Il romanesco è una lingua finta, è una lingua creata artificialmente nel 1700. A Roma si parlava nel Medioevo e ancora nel Rinascimento una lingua molto molto simile al casertano, era quella la lingua di Roma. E quindi diciamo voi dovete considerarla in modo diverso, e tra l'altro era una lingua che cantava. Il dialetto di Roma era un dialetto che era brutto perché cantava. In alcuni paesi della Ciociaria si usa ancora questo modo di parlare come si parlava a Roma, cantando. Mi ricordo quando
andavo a trovare mia zia al paese in provincia di Frosinone, perché lei era di lì, e lei quando faceva le domande mi piegava in due delle risate, perché diceva, rispondevi, sei stanco? Così, proprio così, hai fame? Così. A Roma si parlava così. Allora, qui nell'iscrizione di San Clemente, qui ci sta San Clemente che per miracolo si è trasformato in una colonna, si segno qui che deve portar via San Clemente per arrestarlo, questo è diventato dentro la chiesa, no? Gli affreschi della chiesa di San Clemente, e ora Sisigno parla ai suoi uomini utilizzando la lingua dell'epoca, e allora Sisigno a questo soldato qui, si chiama Carboncello, c'è scritto Carboncello, vedete qua Carboncello, così, gli dice facite derete con lo palo, cioè con un palo fa leva da dietro, cioè spingi da dietro con il palo. Infatti si vede Carboncello che col palo sta spingendo. Poi ci sta quest'altro Albertello, lui gli dice Albertello trai, cioè Albertello tira, perché hanno imbragato la colonna. Idem quest'altro Cosmades, sempre trai, e poi poiché non ce la fanno a sollevare questa colonna, e Sisigno gli dice figli della puta, traite, figli di puttana, tirate, ecco. E questo è l'iscrizione di San Clemente, è appunto questo. A Roma si sono smentiti mai, la più antica iscrizione è comunque un figli di puttana, cioè, interessante. E però è interessante il fatto figli delle pute, cioè c'è già pute scritto con la e non col dittongo, d'accordo? E poi dovrebbe essere putarum, semmai, e invece è delle, però c'è già questa indicazione della preposizione articolata fra il de e le. Poi c'è un'altra cosa interessante, il cosiddetto glossario di Monza, altro documento che proviene dalla Lombardia, il glossario di Monza, che è questo. Che cos'è il glossario di Monza? È una cosa spassosissima, siamo anche qui pochissimi anni dopo l'anno 1000, c'è un chierico, sicuramente straniero, quasi sicuramente tedesco, che viene in Italia, e allora, non parlando la lingua, il che vuol dire che già le lingue sono differenziate, si era fatto un libretto, che ha fatto forse qualche amico suo, che conosceva l'Italia, dove era scritto in volgare tutte delle frasi legate alla sopravvivenza, tipo c'ho fame. Allora, scritto in volgare, come si dice c'ho fame? Se no sto tizio poveraccio in acquanza aveva di c'ho fame, moriva di fame. Oppure letto, oppure acqua, vino, oppure cioè tutte le frasi, proprio ci sono una cinquantina di frasi nel glossario monzese. Le frasi proprio per sopravvivere nella lingua appunto corrente, E il glossario conservato a Monza, questo. Poi c'è la cosiddetta postilla amiatina. Il documento è molto mal conservato ed è questa la ragione per cui è scritta adesso in questa postilla amiatina. È stata trovata nell'abbazia di Abbadia San Salvatore sul Monte Amiata, ecco perché si chiama postilla amiatina. Però attualmente non è conservata lì, attualmente la postilla amiatina è conservata a Firenze, d'accordo? In un libro è conservata a Firenze. E questa postilla amiatina, pure lei, è una cosa scritta sul margine del foglio, è Ista cartula est decaputoctu, illia diuvet de illu rebottu, qui bal consilio, e poi manca un pezzo, limise in corpu. Cioè è una filastrocca. Questa carta, cioè questo foglio, è di Capocotto, cioè Capocotto nel senso è di una persona seria, aiuti colui, cioè lo aiuti questo Capocotto, se sei uno che è d'accordo con lui, piuttosto che essere contro di lui se invece hai avuto un consiglio malevolo. Però sono forme dialettali, ma questo tipo di volgare è diverso da quello che c'è nella l'indovinello veronese o nei placidi cassinesi. Alcune forme proprio cambiano, quindi vuol dire che già c'è una evoluzione, tanto che poi
Dante, nel De Vulgari Loquentia, non riidentifica un volgare, ma parla di tanti diversi tipi di volgare. Quindi, già quando siamo nel XIII secolo, i giochi in gran parte sono già fatti, già c'è stata una differenziazione enorme nelle diverse forme linguistiche delle diverse regioni, cose che poi arriveranno a... Io qui poi vengono nominati solamente alcuni degli esempi, ma per esempio c'è il cosiddetto ritmo laurenziano, se avete sentito nominare, che riguarda le Marche. Il ritmo laurenziano è una favola, o meglio una filastrocca, scritta da un giullare che prende in giro il vescovo Grimoaldo di Iesi. È un po' tardo, però siamo già ai primi del 1200. Si trova conservata a Firenze, nella Biblioteca Laurenziana di Firenze, ed è una filastrocca dove si parla appunto di questo vescovo. Si chiama ritmo laurenziano. Oppure ci sono ad esempio i cosiddetti placiti sassaresi, cioè documenti che vengono dalla Sardegna, che si sono conservati a Genova, anche lì con le registrazioni processuali in dialetto sardo. D'accordo? Quindi ci sono tante diverse testimonianze. E poi il De Vulgari Loquentia di Dante Alighieri arriva quando i giochi sono già fatti e in qualche modo arriverà alla conclusione. Che cosa possiamo dire noi in questo senso? Noi in questa serie di incontri abbiamo cercato di seguire, è impossibile parlare delle lingue nella storia. A me è interessato di farvi capire le meccaniche di evoluzione linguistica, perché le lingue, anche le lingue morte, non sono morte. Una lingua è morta se non c'è nessun madrelingua. Il latino noi lo chiamiamo lingua morta perché non c'è nessuno che è di madrelingua latino. Ma il latino non è morto comunque perché continua ad essere parlato. Vi invito a fare un esperimento che è divertentissimo. La prossima volta che venite a Roma, che capite a Roma, andate alle parti del Vaticano e fate il bancomat. In latino, in Vaticano, il bancomat è in latino. Cioè, non sto scherzando, veramente, in tutta la zona, alla banca, per esempio, Piazza del Risorgimento, eccetera, tra le varie lingue da opzionare c'è il latino. Perché ovviamente i sacerdoti per loro la lingua è il latino, per cui esiste chi ha tradotto tutta la terminologia bancaria in latino e quindi non è una lingua morta se viene utilizzata in questo senso, d'accordo? Quindi è una lingua che si evolve, ha dovuto inventare, come si dice, che ne so, prelievo, inteso come prelievo di denaro, oppure i linguaggi bancari utilizzando il latino, è chiaro? Quindi non potete fare tutto, basta che inserite così, anche se non fate un prelievo, consultate il vostro conto, però appunto vi chiede di fare l'opzione tra l'altro in latino, d'accordo? Quindi è interessante questa cosa. Quindi queste sono le meccaniche che si evolvono a livello linguistico. Poi è chiaro, esistono veramente infinite lingue al mondo. Se ricordate, in uno di questi incontri vi ho detto che attualmente si contano circa 6.000 lingue, ma si prevede che nel giro di alcuni decenni si ridurranno alla metà, a 3.000, perché purtroppo l'uniformamento culturale, la globalizzazione, porta alla scomparsa di molte lingue, che scompaiono veramente a ritmi di 2 o 3 al giorno, lingue che vengono ormai parlate solo da pochissime persone nell'Africa centrale, che ormai dove parlano tutti francese o inglese, eccetera. Alcune lingue che sono invece una ricchezza stanno scomparendo. Questi ultimi due incontri abbiamo affrontato questo discorso molto vicino a noi, la parte legata al latino, la parte legata all'italiano. Sono discorsi in fieri, vi ho detto che gli studi stanno andando avanti ancora, ci si sta arrivando attraverso la glottologia, attraverso il confronto con le altre lingue. Alcune cose, mi rendo conto, sono sconvolgenti, capire alcune pronunce incomprensibili per noi, ma il fatto che la nostra lingua, l'italiano, abbia radici
non dal Medioevo ma dall'antichità romana, in qualche modo arriva a spiegare anche alcune forme linguistiche, un modo di parlare che noi utilizziamo. Quindi sono delle ricchezze che comunque dobbiamo mantenere. Poi nel giro dei prossimi anni vedremo tutti questi studi dove ci porteranno. Grazie dell'attenzione, vi auguro una buona serata.